pochi istanti Juventus e River Plate si giocheranno la Coppa Intercontinentale, massimo trofeo per club. La Juve ha acquisito il diritto a giocare questa partita in virtù del successo sull'Ajax dello scorso 22 maggio in Coppa dei Campioni. La Juventus che sta per produrre un contrattacco micidiale, 2 contro 1, Bocci sta per entrare in rigore, ancora Bocci, c'è evitato l'avversario, ancora Bocci, stupenda l'azione del croato, poi c'è la parata di Bonanno, un Bocci travolgente, inarrestabile. Si sia lamentato Del Piero perché avrebbe voluto palla, mentre Bocci non ha avuto un primo tocco felice, mentre vediamo ancora la Juventus, la palla sembra buona per Bocic, c'è riuscito il portiere, Zidane evita il portiere, poi c'è il salvataggio, incredibile. Jugovic mentre si depila, si fa vedere Bocic, c'è subito il raddoppio di marcatura, ma Bocic se ne va, salta il primo avversario, ancora Bocic, rapidissimo, ancora Bocic in area di rigore e non ce l'ha fatta Bocic a servire Di Livio che sopraggiungeva dalla parte opposta. Jugovic, la palla per Del Piero, attenzione Del Piero contro Hernan Diaz, prova il cross sotto misura, incredibile, e poi la conclusione di Jugovic, Bocic è buona, ancora la Juventus ha avuto una clamorosa palla gol con Alain Bocic. Jugovic alle prese con Monserrat, ancora Monserrat, il suo inserimento di gran carriera, ancora il numero 8, prova il dribbling, riesce poi a toccare per Hernan Diaz, palla messa dentro e avete visto l'azione di Ortega che colpisce la traversa dopo una combinazione splendida con Francescoli. Batte Di Livio, attenzione a Del Piero, rete, rete, Alex Del Piero, la Juventus va in vantaggio alla 36esimo del secondo tempo, Juventus 1, River Plate 0, la rete di Del Piero, proprio lui il principino, porta in vantaggio la Juventus e tutto uno sventolio di bandiere bianconere qui allo stadio nazionale di Tokyo. La delusione sul volto di Bonanno, la Juventus è in vantaggio, il gol di Del Piero, rivediamolo, gli sviluppi del calcio d'angolo, battuto da Di Livio, raccoglie il pallone Del Piero, gira il suo destro con una delle sue magnifiche traiettorie, il pallone è imprendibile questa volta per Bonanno. Ecco Gansedo, ancora Gansedo, c'è il tiro, la respinta di Peruzzi, subito la grande risposta da parte di Gansedo, poi Peruzzi che esce. Il colpo di tacco da parte di Francescoli, poi la conclusione, attenzione, la conclusione è molto bella se non vado errato da parte di Ajala. Di Livio, Bocic, Del Piero tocca per Zidane, questa volta si gioca bene, Del Piero da Bocic, Bocic sta per entrare nel rigore, ancora Bocic, si defila ma la palla passa davanti alla porta, sembrava gol, nulla da fare per Alain Bocic. Jugovic perde l'attimo buono per rilanciare il contrattacco, palla buona per Bocic, ancora lui, attenzione, vediamo se questa volta ce la fa, Bocic davanti al portiere, forse tarda, e clamorosamente Bocic, evidentemente non è la sua serata, si è fatto bloccare la palla da Solin. Ancora una volta, ecco Di Livio che è partito tutto solo, Bocic nel mezzo da solo Bocic, ancora Di Livio, attenzione! E non ce la fa la Juventus, terzo contropiede, incredibile. La palla finisce in fallo laterale, c'è un corpo a corpo continuo tra Hernan Diaz e Jugovic, mentre vedete l'altro Diaz, Ramon, che sta seguendo forse in maniera troppo distaccata il finale di questa partita. E c'è ancora Ortega, c'è una grande parata di Peruzzi. Non finiscono mai i brividi in questa partita. Di Livio lanciato da Torricelli, il contropiede della Juventus, c'è Del Piero libero, la palla giunge a destinazione, Del Piero prova ad addomesticarla, cade a terra Del Piero e l'arbitro assegna un calcio di punizione, non era Del Piero, era Tacchinardi che fa rapiglia, vola che qualche cefone, ci sono Torricelli con Ayala mi sembra, e l'arbitro ha il suo bel da fare per cercare di sedare gli animi. Sono arrivati anche i rinforzi da ambo le parti. In posizione di sparo vedete Jugovic, il giocatore dal destro al fulmicotone. C'è anche Del Piero che probabilmente proverà una delle sue conclusioni. C'è! Ma la palla finisce di pochissimo a lato, accompagnata dal boato dei 53.000 qui del National Stadium di Tokyo. C'è anche un palleggio, Bonanno. Rischia di perdere il pallone, ma è finita qui! È finita qui, è finita, la Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo, campione del mondo, decide il gol di Alex Del Piero, la Juventus arriva all'apice di un ciclo straordinario, scudetto, Coppa Campioni.
6 che vengono alzati al cielo ed è il momento, uno dei momenti più belli della storia di uno dei club più gloriosi del mondo del calcio.